Siamo al Casino di Arco con Elisa Del Vai, che ha organizzato questa mostra. Per quali finalità, Elisa? Principalmente per aiutare delle amiche che hanno avuto la disgrazia di perdere la loro attività a causa dell'alluvione. L'ultima volta nel 2014, ma poco prima nel 2011. Quindi ovviamente le difficoltà che trovano adesso sono enormi. E vedo che sono esposte fotografie di quei brutti momenti. E c'è anche un filmato e voi vendete delle magliette, anche dei gadget per... Sì, raccogliamo delle offerte che poi verranno interamente devolute a loro, perché abbiamo avuto la fortuna di avere questa sala con il patrocinio dell'AMSA, quindi non avremo le spese dell'affitto della sala, quindi tutto il ricavato può essere dato a loro. Come mai è partita questa iniziativa? Ma io ho abitato 7 anni a Genova, quindi le ho conosciute mentre ero lì, ero una loro cliente. Quindi... Mentre adesso sei presidente? Adesso sono presidente dell'associazione sportiva Judo Quay, che ha organizzato questo evento per loro. Quindi praticamente una richiesta d'aiuto per la tua terra d'origine. Esatto, e soprattutto Fabio Vettori ci ha aiutato molto, perché ha creato un disegno appositamente per questa raccolta fondi. Quindi... Diciamo Fabio Vettori, quello delle formichine. Quello delle formichine, esatto. E, è stata visitata la mostra in questo periodo? Sì, soprattutto nella giornata di ieri abbiamo avuto una 60ina di persone come affluenza. Anche, immagino, durante i mercatini, no? Durante i mercatini, sì. Anche poi i giornali hanno pubblicato la notizia, quindi c'è stato molto d'aiuto. E il passaparola ha fatto il resto. Le offerte? Le offerte stanno andando bene, siamo soddisfatti e sicuramente saranno d'aiuto. Cioè, nonostante la crisi, c'è ancora chi crede nella solidarietà. Certo, assolutamente sì. E mi dicevi che farete qualcosa anche in febbraio. Sì, febbraio o marzo vogliamo organizzare una cena ligure, sempre per beneficenza, quindi verranno loro a cucinare, dato che è il loro lavoro, e il ricavato anche lì andrà per la ricostruzione di un futuro medioevo, che è il nome del loro locale. Elisa, grazie e tanti auguri. Grazie.
quello, ma figurati! Ma adesso ti tolgono la moto, scemi, è 3 ore che l'abbiamo tolta noi! Guarda, 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 guarda che la beviamo di nuovo, 2 volte in 3 anni! No, 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 di nuovo no, di nuovo no! No, di nuovo no! Oddio! Oddio! Porta via tutto, adesso allaga di nuovo tutti i negozi, quello dei materassi di nuovo, poverino. No, non funziona niente, non funziona niente. Siamo da capo, ancora una volta, dopo 3 anni, siamo di nuovo davanti a un evento tragico che ha colpito la nostra città. Per responsabilità che nessuno vuole mai prendersi, ancora una volta, sulle spalle della povera gente e delle persone che con solidarietà e con spirito di partecipazione dovremmo ringraziare ancora gli angeli del fango, insieme a persone sconosciute, volti anonimi, volti comuni, per aiutare a risolvere i problemi di questa città. È già la seconda volta che ci capita questo disastro qua e allora ovviamente siamo andati in crisi. Sì, sì. Ha ceduto il terreno. Non ci sto, facciamolo vedere il manifesto. Eccolo, da Borgo Incrociati. Direi che è molto significativo. Qua la gente veramente non ne può più, perché è inconcepibile che una parte di Genova, così antica, così bella e così provata, tutte le volte debba finire sott'acqua. Tu hai vissuto 3 alluvioni, secondo te questa non è la peggiore? Questa è la peggiore per tanti motivi. Io sempre ho visto tanto orgoglio, tanta voglia di tirarsi su. Io adesso vedo tanto, non scoraggiamento, ma rabbia. Cioè, la gente non ne può veramente più, perché contro la natura si può lottare. Qua si cercano, si guardano delle responsabilità e veramente la gente non ne può più. Cioè, questo borgo, ma non soltanto, vanno sott'acqua. Insomma, mi pare evidente che la gente sia lievemente
incavolati. Chi ha un'attività commerciale e deve spendere dei soldi per ricominciare, come può farlo pensando tra 3 anni sono di nuovo allo stesso punto? Veramente impossibile. Grazie Bruno Viani del secolo XIX. Ci ha raggiunto la titolare del Medioevo. Cosa ci è successo? Ci è successo che eravamo nel locale a lavorare come tutte le sere degli ultimi 17 anni e per fortuna abbiamo avuto l'esperienza dell'alluvione del 2000. Questo locale è più in là, un pochino più in là. Il locale è da su via Canevari, rimane sotto strada, sotto livello strada, quindi non abbiamo avuto nessuna speranza. Eravamo lì a lavorare con i clienti dentro, almeno una quindicina di persone, nessuno ci ha avvisato. Siete resi conto? Siamo resi conto, adesso posso dire per fortuna ho avuto un'altra alluvione, così ho capito cosa stava succedendo, perché nessuno ci avrebbe salvati. Saremmo rimasti in 20 lì dentro, a far la fine del topo. Eravate tranquilli, le previsioni non allerte? Alle 10:30 non avevamo nessuna allerta, è arrivato un nostro amico a casa, ci ha mandato un messaggio che le scuole erano aperte, che non c'era nessuna allerta. Solo che poi abbiamo cominciato a vedere troppe sirene, troppe macchine della polizia, troppe poi si cose. Vedeva quello che non c'era bisogno di andare a sentire. Agitarci, ecco, dato l'esperienza passata, e abbiamo deciso di chiudere, scappare, abbiamo fatto uscire clienti velocemente anche. La cosa drammatica è che bisogna prendere decisioni noi che facciamo i commercianti, i baristi e quant'altro per la vita di altre persone, addirittura dei nostri clienti, questo ci viene chiesto, di assumerci questa responsabilità. E quando siete tornati poi avete riaperto il locale, cosa avete trovato? La stessa distruzione, peggiore del 2008 totale, come qui. Danni del 2000. Poi è ridotto come i pacetti. Totali, in termini economici 130.000 euro da perizia, risarcimento zero, 2.500 euro dalla Caritas e credo 500 dal secolo forse, qualcosa del genere, 3.000 euro su 130.000. Il commercio sapendo che non sai se domani... potrei andare ancora avanti, cioè è possibile che in questi 100 metri di strada più o meno così antichi, così importanti per la città, non ci sia alcuna tutela per chi lavora, per chi mette dei soldi e delle fatiche nel suo lavoro.
Grazie.